Buongiorno a tutti, grazie della presenza. Faccio da conduttore, ma ci sono parecchi personaggi. E siamo qui per la prima volta a presentarlo ufficialmente nella regione, nella sede della Regione Marche. Nonostante sia la 41esima edizione della Bigiorno Marchigiana, siamo qui perché quest'anno ritorna la Bigiorno, un appuntamento che si diversifica in due date, quindi sono due gare distinte, una per scalatori, una per velocisti. Un appuntamento che ritorna internazionale, una scelta voluta dallo Sporting Club di Sant'Agostino che organizza da 41 anni questo evento. Quest'oggi siamo qui a presentarlo perché la Bigiorno Marchigiana è stata anche riconosciuta ufficialmente fra i grandi eventi sportivi della Regione Marche. Questo grazie alla Regione, grazie anche al CONI regionale rappresentato dal Presidente Fabio Luna. Vado velocemente a introdurre chi saranno i nostri ospiti, che interverrà, oltre l'assessore Chiara Biondi che gioca in casa, e la ringraziamo per la gentilezza e l'ospitalità e per aver dato il patrocinio della Regione Marche a questo evento, insieme al Comune di Castelfidardo, il Comune di Loreto e il Comune di Recanati. Sono i tre territori che verranno toccati dall'evento e qui saranno rappresentati tutti dal nostro sindaco Roberto Ascari. Poi abbiamo colui che ha organizzato l'evento, il presidente dello Sporting Club Sant'Agostino, Bruno Cantarini, imprenditore di Castelfidardo, insieme ad Albino, il rappresentante dello Sporting Club, che poi presenterò successivamente. Poi abbiamo Fabio Luna, come detto, il presidente del CONI, Raffaele Bavini, il direttore di corsa, colui che da tanti anni ha diretto il Giro d'Italia, quindi un personaggio importante per il mondo ciclistico e per fare le cose in grande come quest'anno si è voluto fare, più del solito. Poi abbiamo Mirko Bilò, rappresentante del territorio, consigliere regionale che è sempre presente sul pezzo, nel senso sulle necessità del territorio, quindi quest'oggi se siamo qui e se c'è anche l'aiuto importante quest'anno per la prima volta dalla Regione Marche, e grazie anche a Mirko e sicuramente all'assessore con cui condivide l'esperienza qui in Consiglio regionale. E poi abbiamo, non ultimo, Lino Secchi, presidente della Federazione Ciclistica Regionale. Quindi sono i personaggi che quest'oggi sono qui velocemente ad illustrare di che cosa andremo a trattare il 27 e il 28 di maggio. Io direi di dare subito la parola a Bruno Cantarini per spiegarci insieme i motivi del ritorno all'internazionalità. Poi dirò qualche cosa tecnica. Prego, Bruno. Buongiorno a tutti e grazie a tutti. Prima di tutto, grazie all'assessore dello sport Chiara Biondi della Regione Marche e grazie a Mirko Bilò perché ci è stato sempre vicino in questi anni, come regione ci è stato sempre vicino. E pertanto, se siamo qui oggi per loro. Devo ringraziare la nostra amministrazione comunale che ci sta vicino in tutto e per tutto, quelli che ci sarà vicino per le forze dell'ordine, tutti quanti. Niente, questa è un'idea che quest'anno ci è venuta, come dicevo pure prima, già ho detto qualcosa. Noi è 41 anni che facciamo questa 2 giorni marchigiana, sempre lo stesso sistema tecnico. Diciamo, sono 2 giorni, 2 gare distinte e separate, una per scalatori e una per velocisti, pertanto è una cosa importante per le società sportive ciclistiche che vengono a correre qui di tutta Italia e c'è diverse squadre straniere, quest'anno ce ne sono di più perché l'anno scorso nazionale poteva esserci solo 3 società straniere, quest'anno mi sembra che ce ne abbiamo 9 sicure. Però non abbiamo potuto nemmeno iscrivere altre perché la federazione ciclistica, siccome che ci sono poche gare in Italia, ha fatto una deroga, può partire 200 corridori. Invece l'USEI, l'Unione Ciclistica Internazionale, se ne deve partire 176. Pertanto noi abbiamo 199 iscritti, ci manca quasi 2 mesi, mancano. Forse ci sarà qualche società, qualche squadra che verrà a mancare una cosa o un'altra, andremo a rientrare nei 176 piano piano. Ci sono molte altre società che vogliono iscriversi, non le possiamo iscrivere, sono tutti amici, mi dispiace sia a loro che a noi,
Comunque, come dicevo, noi siamo orgogliosi di fare questa gara. Da sempre abbiamo fatto fino al 2000 la gara internazionale già, però adesso sono cambiate ancora le cose per la sicurezza, quello e quell'altro. Poi dal 2001 al 2006 abbiamo fatto la gara sempre lo stesso sistema tecnico, gara organizzata per professionisti, dove sono venute le migliori squadre italiane e straniere. Per 6 anni avevamo uno sponsor che voleva fare Fred Mengoni, Osimano americano. Bisogna fare di più, capito? Bisogna fare di più, e perciò se voleva fare questa cosa ha sempre finanziato. Poi le cose sono andate per lui un tantino male, poveretto, adesso non c'è nemmeno più. Siamo dovuti ripartire nel 2007 con calma, perché dovevamo acquistare altri supporti, altri amici, altre persone in più, e siamo ripartiti a livello nazionale. Quest'anno è venuta l'idea di fare questo. Veramente l'idea parecchio è stata la mia, a Luciano Angelelli, perché lui è il titolare della gara della Due Giorni Marchigiana, perché è il più appassionato, che mi ha tirato dentro pure a me lui. Luciano Angelelli è con là, no? Io ho detto: Luciano, allora stanno lo facciamo internazionale. Ho chiesto l'autorizzazione al settore tecnico, ce l'ha passata, niente, è rimasto a bocca aperta, però era contento, capito? Se gli dicevo che non la facevo era sguaio, no? È stato contento. Perciò da lì andiamo avanti, dico: Luciano, vediamo, se non ci passi i soldi ce li mettiamo io e te, dopo quelli che manca è contento lo stesso, no? Però speriamo in tutti i collaboratori nostri e supporti, perché noi più che altro... Qui c'è l'assessore dello sport del Comune di Castelfidardo, che è la nipote di un nostro sponsor, ma non si può dire sponsor, perché questi sono tutti amici nostri, capito? Perché lavoriamo tutti direttamente o indirettamente, compreso me, tutti per l'estero. Però, hai capito, è la passione, la soddisfazione e l'amicizia che è rimasta da sempre. Pertanto, ecco, noi non posso dire altro che ringraziare a tutti, me li dimentico sicuro tanti. Le forze dell'ordine è importante, di tutti quanti. Abbiamo voluto coinvolgere i comuni di Loreto, Recanati, perché passiamo di nuovo dentro Villa Musone quest'anno, anche se le cose sono più complicate da passare qui là, perché ci vuole personale. Il personale oggigiorno ci vuole quello abilitato, non ci sono più, diciamo, il volontario che ti può fare la cosa, capito? Però ce la mettiamo tutta e senza meno ce la facciamo. Devo ricordare una cosa brutta che ci è capitata l'anno scorso. Nella gara l'anno scorso abbiamo avuto un evento brutto, perché un corridore che correva da noi, la gara per velocisti non è che più brutta di quella per scalatori, sono arrivati a 500 metri dall'arrivo, davanti al ristorante Gatto Nero, non so chi è che sa la cosa, sono arrivati 120 corridori in palla tutti, a media alta già, no? Sono arrivati lì e qualcuno ha fatto qualche mossa che non andava giusto, l'ha fatta, è salito sopra il marciapiede con la bici a tutta testa bassa, ha preso un direttore sportivo che ci aveva 41 anni, corretto? Stefano Martolini. Martolini, no? Poveraccio, ha fatto secco, è morto. Pertanto è stato un dispiacere grossissimo. Per fortuna noi eravamo tutti regolari con le transenne, con tutte le sicurezze che c'era. Quest'anno sono in più, perché internazionale richiede più transenne e più tutto quanto. Pertanto però il dispiacere è stato grosso, perché il direttore sportivo era di una squadra che siamo amici diventati, un certo Pirro della Viri se vivevano, era lo sponsor, e questo, siccome che fa lo stesso lavoro mio, meccanica, carpenteria meccanica lavorata, allora eravamo diventati amici. L'ho chiamato, mi ha detto: Cantarini, senti una cosa, quest'anno forse è la volta buona che smetto, perché lui è anche più anziano di me, che smetto, perché l'appassionato sono rimasto solamente io, e infatti la Viris dicevano non c'è più, ha smesso, per il dispiacere per tutto quanto, capito? Pertanto un grazie a tutti, un grazie un'altra volta di nuovo a Regione Marche, un grazie a tutti i presenti, Lino Secchi, Flavio Luna che sta qui vicino a me, che se per loro che siamo qui, insomma, ha messo l'evento
la Regione Marchigiana dentro i grandi eventi, e pertanto speriamo dopo la fine che sia, tanto non mi cerca tutte le storie, capito? Ci piace tutto, però ci piace tutto quanto quello che è alla fine. Pertanto siete tutti invitati ancora. Io ringrazio di nuovo tutti e andiamo avanti. Grazie, grazie. E invito tutti per il 27 e 28 maggio, quello è importante. Speriamo di portare più persone quest'anno. Questa è la presentazione di Bruno. Io ringrazio la città, anche lui, Luciano Angelini, Alpino Cittadini, e fra cui sono gli altri dirigenti che lo affiancano in questo percorso e sono qui presenti quest'oggi. E a questo punto direi di dare uno spazio tecnico a Babini per iscriverci velocemente le squadre presenti, più importanti logicamente, il percorso. Intanto grazie per l'ospitalità, grazie perché la Regione in questo evento ha voluto inserirlo nell'etichetta dei grandi eventi ciclistici della Regione. Credo che questo sia un ulteriore valore aggiunto per il territorio, ma non solamente, ma per quanto riguarda anche la partecipazione a livello internazionale. È una due giorni particolare, nella misura in cui noi troviamo una grande partecipazione, che su 50 squadre purtroppo al massimo si potrà arrivare a 35, riducendo il numero dei partecipanti, ma l'interesse è che per questo territorio, che ha una grande vocazione ciclistica e lo ha dimostrato nel corso dei decenni anche per altri eventi di maggiore entità. Per venire esattamente ai percorsi, sono due bellissimi percorsi, due realtà che mettono in condizione gli atleti, sicuramente chi può primeggiare qui sarà un corridore o corridori che saranno nell'albo d'oro a partire già da quest'anno, ma che sicuramente, come già in passato, avranno anche un grande futuro. Oggi, mentre il giorno successivo avremo un percorso, diciamo, più facile, ma nel ciclismo non c'è niente di facile, sono gli atleti che fanno la corsa, sono gli atleti che danno un risvolto e un interesse anche per i valori in campo, per i valori. Ovvio che il secondo giorno può essere più per le ruote veloci che meno per gli scalatori, questo come valore sul piano tecnico. Ovviamente portare 800 persone circa in una realtà come la vostra, io vengo dalla Romagna, ho una lunga tradizione ciclistica, una lunga tradizione, tuttora sono un collaboratore di RCS Sport, e credo che questa regione nel panorama nazionale è una regione di grande interesse e di grande valenza. Una di quelle regioni che ha avuto, che ha e che avrà una grande sensibilità in questo particolare sport che va a casa degli altri, ed è questo il bello, anche per far vedere al mondo, a quei ragazzi che vengono dai paesi stranieri, oggi che ormai la globalizzazione ha allargato 360 gradi, sia uno dei valori aggiunti. Poi il vostro territorio non ha bisogno di essere commentato, si commenta da solo per la sua tradizione e in particolar modo per la sua cultura. Perché se noi pensiamo che ogni atleta che prima o poi ritornerà in queste realtà, che cosa significa anche per il futuro da un punto di vista non solamente tecnico-sportivo ma anche turistico? Credo che sia la chiave di lettura importante. Ovviamente il Velo Club Sant'Agostino ha fatto cose importanti, perché per essere a livello di un evento, oggi lo definiamo semiprofessionistico, perché queste squadre sono quelle che attualmente sono Giro di Sicilia, fanno anche tanti altri eventi, per cui oggi non diciamo più è un mondo dilettantistico, è un mondo, direi, semiprofessionistico, per non dire professionistico a tutti gli effetti, per cui richiede impegno, richiede risorse, richiede professionalità e competenza. Quello da amante e, diciamo, da addetto ai lavori di questo sport, quello che si auspica è che questi imprenditori locali che investono
e ci mettono la faccia, per usare un termine forte, debbano avere il supporto delle istituzioni, perché non sono di passaggio, ma la realtà che rimane vera sul territorio ieri, ci sarà oggi e ci sarà domani. Credo che questo sia uno dei valori che determinano e che vanno, gli debba essere riconosciuto. Sicuramente l'organizzazione sarà al livello dell'evento che si pone, senza trascurare nulla, e come è stato già anticipato, oggi per anche il volontario deve essere un volontario professionale. La nostra legislazione ce lo impone, e credo che Castelfidardo dimostrerà all'Italia, ma non solamente all'Italia, ma direi a tutte le nazionali che sono presenti, quello che serve. E noi italiani, che a volte ci facciamo del male da soli, consentitemi questo, ma sappiamo insegnare agli altri, sappiamo insegnare. E lo dimostra che il grande ciclismo, pur non avendo una squadra World Tour, che ha tutta una serie di conoscenze, di competenze, anche con riflesso al ciclismo minore, l'80% del personale italiano. Cosa significa? Questo parla da solo. Grazie per l'attenzione. Grazie. Abbiamo parlato di questo evento come anche promozione del territorio. A questo punto diamo la parola al nostro sindaco Roberto Ascani, che presenta anche il vice sindaco Romina Carvani, con la delega anche allo sport. Prego, Roberto. Beh, io vorrei introdurre subito con un grande ringraziamento alla Regione Marche, ai rappresentanti della Regione Marche, in particolare al consigliere Mirko Bilò e all'assessore Chiara Biondi, perché hanno creduto in questo evento, hanno sposato il ritorno di una tradizione importantissima che è marchigiana. Lo dice il nome, il titolo della gara. La Regione Marchigiana è stata per tanti anni una passione per il ciclismo e una tradizione fidardense, ma che ha fatto vedere le bellezze del nostro territorio. E vi posso confermare che nei miei anni da sindaco, quando ho ospitato le migliori squadre italiane e straniere, la prima cosa che mi dicevano una volta accolti è: complimenti, perché l'organizzazione è sempre impeccabile ed è un piacere venire qui da voi, e ci date modo di vedere dei posti bellissimi che difficilmente troviamo in altri paesi del mondo. E questo è un orgoglio che avete saputo sposare, quindi ve ne devo dare merito, perché ci avete creduto ancor prima che venisse riportata a livello internazionale dall'UCI, che ci fosse la conferma dall'Unione Ciclistica Internazionale. E oggi ci troviamo a promuovere il territorio anche con l'aiuto di altri due comuni, e a loro va il mio grande ringraziamento, al comune di Loreto, ai rispettivi sindaci del comune di Loreto e di Recanati, perché ci hanno fatto allargare anche sul territorio il percorso, su un territorio che da sempre ha visto la passione per il ciclismo. E quindi vogliamo dare anche un messaggio di apertura ad uno sport che indubbiamente negli ultimi anni ha visto una difficoltà soprattutto sul settore giovanile, ma noi rilanciamo promuovendo una gara che è stato ricordato insomma sia dagli organizzatori che dal direttore di gara. È una gara che promuove i futuri talenti, e ci saranno i campioni del futuro su queste strade. Ogni vincitore, abbiamo visto che poi nel giro di poco tempo insomma ha partecipato alle più grandi manifestazioni ciclistiche internazionali, quindi è motivo di orgoglio ancora più grande. Fatemi chiudere solo con un augurio. Noi abbiamo un talento locale che si chiama Gianmarco Garofoli, che adesso partecipa a una squadra Astana, che è presente al Giro di Sicilia. E non so cosa augurarmi, se sarà presente con la sua squadra in questa gara, però, oppure che non sarà presente, perché probabilmente, se non sarà presente, perché dovrà partecipare a una gara ancora più importante. Quindi ecco, per dire come
alle volte preservare le nostre tradizioni, le nostre passioni, fatte magari di amicizia, veramente di, con tante squadre che vengono da tanti anni qui sul nostro territorio, insomma, è doveroso da parte delle istituzioni supportare in maniera forte e decisa. E con noi, ecco, c'è anche la Regione Marche da quest'anno, quindi vi ringraziamo particolarmente per questo apporto. Grazie. Grazie. Se parlate di due piccoli annunci, allora, vedete questo vino? Allora, senza meno, quest'anno è un'idea mia, però spero in tutti, no? Quando ho sentito la promozione del territorio, faremo volare non tanto, perché no, faremo volare il giusto, però faremo volare anche un elicottero che fa le riprese, perciò TVRS, via che trova, o qualcun altro che trova qua sopra, e faremo le riprese pure con l'elicottero, come c'erano indietro. Poi un'altra cosa che volevo dire, la faccenda quest'anno partirà tutto quanto, faremo il quartier generale delle due giornate, lo faremo da Garofoli Porte. Perché? Perché ci vogliono più uffici qui, il direttore di Corsa Nostro, quello per il giudice internazionale, quello per qui, quello per là. Allora, meglio degli da Garofoli non c'è la posizione. Poi c'è un'altra cosa, Garofoli lì a suo tempo aveva costruito la pista ciclabile che adesso è diventata del comune di Castelfidardo, abbiamo la pista ciclabile lì vicino, tutto quanto, e serve pure per dare spazio ai corridori, no? C'è tutti gli spogliatoi, c'è tutto quanto, faremo pure questo. Si parte tutti i due giorni, iniziato dal venerdì, tutte le cose di gara si farà tutto lì. Un'altra cosa, vorrei anticipare, quasi sicuro, lo anticipo, scrivetelo dopo, il prossimo anno cercheremo di partire nuovamente la piazza del Santuario di Loreto. Perché mi è stato chiesto, noi ci siamo partiti per i professionisti, ci siamo partiti per primo anno i dilettanti. Partiremo, volevamo farlo pure quest'anno, però ci comporta più personale. Il prossimo anno partiremo da Piazza del Santuario di Loreto. Perciò ce la mettiamo tutta. Luciano è con là, sta a sentire, penso che mi dà una mano. A Gevelli. Dopo una cosa, le due gare sono due gare distinte e separate, come dicevo, il sabato Gran Premio Santa Rita Trofeo Foridra, giusto? Che è il nostro sponsor. Poi la domenica Trofeo Città di Castelfidardo Trofeo Cise, che è un altro sponsor nostro importante. Poi ci abbiamo la Challenge 2023, che è il Gran Premio Semar, è un'altra gara vita importante, un amico di quando siamo cresciuti insieme. E c'è la combinata a punti, alla fine c'è una premiazione speciale, capito? Perciò noi ce la mettiamo tutta, facciamo volare pure qualcosa. Procediamo, do la parola a Nino Secchi, presidente del comitato regionale del ciclismo. Ma io devo aggiungere poco a tutto quello che è stato detto, chiaramente è un orgoglio per il comitato regionale, Marche, queste due manifestazioni sono tra le più importanti della regione Marche. E come diceva prima, parlava Cantarini Bruno, non è che il 176 dobbiamo mettere come numero riduttivo, perché nel Giro d'Italia si parte un 176. Queste sono le regole massime, queste sono le regole del ciclismo internazionale, dello SEI, quindi per dire che non è un numero riduttivo. Chiaramente ringrazio per essere qui, perché secondo me è una sede idonea, quindi ringrazio Mirko Pilò, Fabio Luna, l'assessore lo sport della Biondi, Chiara Biondi, chiaramente, perché questo credo che sia dare un valore a eventi che hanno questo patrimonio da portare avanti, della tradizione, dell'impegno, degli sponsor che portano. Cantarini parlava di amici, ma alla fine dobbiamo ringraziare questi sponsor perché fanno la scelta di lasciare qualcosa sul territorio. E questo va apprezzato, chi si impegna in questo, perché chiaramente nella propria attività vogliono qualcosa per promuovere il territorio. Questa è una bella iniziativa. Cosa aggiungere? Devo dire che quella passione che Bruno Cantarini faceva traspirare insieme a Luciano Angelelli, a Bino Cittadini e altri, sono un po' le tradizioni che portano avanti tutto il ciclismo marchigiano. E parecchi i nostri giovani chiaramente crescono anche nell'obiettivo di poter arrivare a fare
da due giorni marchigiana, le dicono chiaramente per questa gara, per poter, perché questa è la vittoria di un piazzamento, una sorta di lascia passare per andare al professionista. E questa gara, quando si parlava prima di Gianmarco Garofoli, in realtà, essendo internazionale, partecipa anche squadre Continental, che sono la prima fascia delle squadre professionistiche, quindi capite che la competizione è proprio ai massimi livelli. Quindi tutto questo credo che sia di merito a chi ci sta lavorando da più di un anno e già ha prospettive per il futuro, quindi questo è un buon segno e dobbiamo ringraziare per questo. Grazie Lino. E adesso la parola a Fabio Luna, Presidente del CONI, lo ringraziamo per aver inserito, come dicevamo, insieme alla Regione, questo evento fra i grandi eventi sportivi della Marche. Grazie Mirko. Io pure sarà un saluto velocissimo perché penso che già sia stato detto tantissimo. Quello che mi piace rilevare, ma già è stato anche rilevato, che una manifestazione come questa, che una volta era un po' il clou per quanto riguarda le manifestazioni sportive e si parlava sempre solo del momento agonistico, adesso si allarga un po' il panorama. Quando si parla di eventi sportivi non si parla solamente dei grandi atleti e delle grandi squadre che andranno a partecipare, ma si parla anche di quello che l'evento porta sul territorio. Siamo abituati nella nostra regione, diciamo per fortuna e speriamo che duri anche per lunghissimo tempo, ad avere risultati veramente prestigiosi. Vorrei solo ricordare, magari per chi ancora non ha avuto modo di leggere i giornali questa mattina, che proprio ieri l'Italia, per la prima volta dal 1955 a oggi, ha vinto il titolo europeo di ginnastica artistica. Ebbene, su quella squadra, su 6 atleti, ben 4 sono della nostra regione. E il direttore tecnico è un fanese. Pertanto, ecco, queste cose sono cose che dovrebbero far riflettere su quello che sta producendo il nostro territorio a livello sportivo e a livello anche di grandi risultati. Ma quello che invece volevo rimarcare è che sempre di più questi eventi sono compresi da tutti quelli che sono un po' gli enti che circondano il mondo dello sport e per quello che porta anche sul territorio. Pertanto ringrazio la Regione Marche, perché con il CONI penso che c'è una collaborazione veramente ottima, dove c'è un rapporto di massima fiducia. Quando abbiamo proposto alla Regione, perché non tutti magari conoscono i dettagli di come viene attuata la legge regionale del 2012, la legge regionale sullo sport viene attuata a seguito di varie misure, ce n'è una, la 4.4, che riguarda proprio i grandi eventi, quelli che tra virgolette hanno un contributo leggermente maggiore rispetto a quello che è l'ordinario. E quando abbiamo proposto alla Regione i grandi eventi che dovevano essere organizzati nell'anno 2023, devo dire che tra quelli proposti dal Comitato Olimpico non è stato escluso nessuno. Pertanto, ecco, questo fa estremamente piacere perché significa che c'è massima fiducia e penso che da parte nostra c'è una conoscenza abbastanza puntuale di quelli che sono gli eventi che vengono organizzati. Sicuramente nel panorama del ciclismo questa gara, se non è la prima è la seconda a livello regionale. E per quanto riguarda gli eventi, e proprio per quanto sono importanti da un punto di vista anche economico, devo sempre ringraziare anche qui la Regione, che da alcuni anni concede al CONI uno spazio all'interno della Borsa Internazionale del Turismo, dove praticamente la Regione ha capito quanto sia importante anche organizzare manifestazioni sportive per avere una ricaduta turistica sul territorio. Più del 10% dei turisti che arrivano nella nostra regione arrivano grazie agli eventi sportivi. E anche questa manifestazione è stata presentata a metà febbraio a Milano. Chiudo, ma non perché lo tengo per ultimo, al Presidente Cantarini, perché ringraziando lui vorrei veramente ringraziare tutto quel panorama dei dirigenti sportivi della nostra regione per quello che stanno facendo, per quello che hanno fatto in un periodo bruttissimo come quello della pandemia. Nonostante tutto si sono sì magari fermati qualche mese, ma poi sono ripartiti con ancora con più entusiasmo rispetto a prima.
Vi ringrazio perché sono convinto che tutti quanti insieme, anche con le istituzioni, riusciamo a creare nella nostra regione e a costruire una delle pagine più belle che ci abbiamo e che possiamo sicuramente promuovere con un pizzico di orgoglio. Al di là dei risultati sportivi, il prossimo anno ci saranno le Olimpiadi, sono convinto che la nostra regione anche quest'anno, anche questa volta sarà ben rappresentata, ma al di là di quello io penso che sia una bella pagina a 360 gradi, anche per quello che dicevo prima, da un punto di vista di ricaduta economica. Grazie a tutti. Grazie Fabio. Siamo quasi in chiusura, volevo far notare proprio anche il logo nuovo che abbiamo utilizzato quest'anno, questa regione con questo ciclista è stato studiato apposta per dire l'unione delle cinque province del nostro territorio. E a questo punto, prima di far chiudere al nostro assessore regionale, due parole all'amico Mirko Vilò. Io ho scritto rappresentante del territorio della zona sud, perché rappresenta proprio le zone che abbiamo citato poco fa, Panano, Loreto, Castelvinato e la zona Riviera. Io ringrazio, la prima a ringraziare è Chiara Biondi, l'assessore regionale, perché quando ci siamo sentiti in una circostanza e che io mi trovavo a Castelfidardo presso l'azienda di Bruno Cantarini in una loro riunione per caso, perché ero andato lì per altre situazioni, e io chiamai Chiara e dice: Chiara, qui stanno già iniziando i lavori, ancora non c'era il discorso dell'internazionalizzazione. E poi mi sono sentito con Fabio Luna, che Fabio Luna, io intervengo adesso dopo chi mi ha preceduto, che diciamo non aggiungo altro che solo ringraziare e fare i complimenti alle tante bellissime parole che si sono dette. Io credo noi consiglieri siamo diciamo quelle persone che viviamo il territorio e con noi cerchiamo di portare un contributo, portare un'attenzione da osservatori alla regione, ai nostri assessori, al nostro presidente, perché la regione è diciamo abbastanza, anche se piccolo, 1,5 milioni di abitanti, ma è complessa, è bellissima, ha tante situazioni, tante sfaccettature nello sport, nella cultura, nell'economia, nel turismo. Ecco, lo sport io credo che sia un fattore importante dove con lo sport si educa, si fa il sociale, si fa comunità. Ecco, Bruno ha insegnato veramente, Cantarini, come si fa comunità con gli imprenditori, con le istituzioni, facendo squadra. E siamo riusciti, ecco, in questa squadra a portarla qui in regione, quindi ecco, ringrazio tutti i collaboratori, diciamo, che hanno permesso questa situazione importante per il territorio. E voglio, ecco, citare una persona, ma diciamo che le Marche sono terra di tantissimi ciclisti, uno in particolare, Michele Scarponi, campione indimenticato e indimenticabile, che come tanti marchigiani dello sport, dell'impresa, della cultura, ha tagliato grandi traguardi senza scorciatoi, con l'impegno e la volontà propria che i marchigiani hanno. Quindi questo, ecco, io credo che sia la cosa più bella. E con questo, ecco, non voglio aggiungere altro che ringraziarvi, ringraziare Chiara Biondi che ci aveva dato un'occasione importante qui in regione. Marco, la mission della nostra regione, del presidente e dell'assessore Chiara Biondi per quanto riguarda le sue deleghe è questa: essere presenti sui territori e cercare di interpretare al meglio quelli che sono i bisogni delle aziende, dei cittadini, delle associazioni. Grazie. Scusi, quando che è venuto lì da noi, che c'eravamo la riunione, dopo ha chiamato subito a te, ci siamo sentiti per telefono, ma ha passato ricordo, per telefono, ma è importante queste cose, ha detto bene le parole, bisogna essere sui territori, ma non solo per il ciclismo, per tutto quello che, per tutti gli eventi che si fanno, bisogna dialogare, ci vuole il dialogo per poter andare avanti, per crescere. Ah, scusate Bruno, e aver coinvolto anche, oltre che fa da padrona Castelfidardo con il sindaco presente e l'assessore, il vice sindaco, anche altri comuni, quindi della nostra splendida Riviera del Conero, che è un vanto anche a livello internazionale, credo che si sia fatta una cosa veramente bella e utile, e ha fatto rete, si sia fatta rete. Allora, a questo punto siamo in chiusura. Sono cavoli tuoi. La parola al nostro assessore, ringraziamo per questa visibilità che ha dato quest'oggi anche al nostro evento. E ricordo ai giornalisti presenti che nella brochure,
comunque anche nel mercato troverete l'albo d'oro, quindi tutte le caratteristiche essenziali magari che possono essere. Prego, assessore, grazie. Grazie, innanzitutto anch'io saluto tutti i presenti e consentitemi di ringraziare sicuramente Bruno Cantarini, perché insomma è il motore e l'anima di questa manifestazione, insieme sicuramente anche al presidente della Federazione Ciclistica Italiana Lino Secchi e il sindaco di Castelfidardo, così ovviamente anche insieme agli altri sindaci che oggi non sono qui presente, Fabio Luna che c'è sempre vicino nello sport e da ultimo ma non per ultimo il consigliere Mirko Vilò, con il quale insomma abbiamo sempre collaborato, prima come entrambi consiglieri regionali, oggi con questa mia nuova, diciamo, delega appunto dell'assessorato. Siamo fortunati per un assessore nella provincia d'Ancona, siamo fortunati con lei. Grazie. E allora, la Regione Marche ha inteso sicuramente dopo l'intervento sia di Mirko, appunto a seguito di questa telefonata che era intercorsa, ha inteso appunto sostenere sicuramente questa importante manifestazione di due giorni di ciclismo nelle Marche, perché e l'ha inserita addirittura proprio tra gli eventi di maggior rilievo proprio della regione, con un'apposita delibera, una delibera che comunque è frutto di una grande collaborazione anche con il CONI Marche, attraverso ovviamente il Comitato Regionale dello Sport, con il quale andiamo appunto ad individuare tutte quelle che sono le manifestazioni più importanti nella nostra regione. E sicuramente il fatto di portare quest'anno, tra l'altro anche appunto a livello internazionale, ciclisti, quindi appassionati di questo mondo e non solo, perché sicuramente al seguito poi verranno anche altre persone, è un arricchimento per la nostra regione anche da un punto di vista turistico, perché lo sport per me rappresenta tantissime cose, perché lo sport è educazione, è sociale, è veramente tanto tanto, ma è anche in questo caso sicuramente un volano da un punto di vista turistico. Siamo fortunati perché abbiamo dei paesaggi bellissimi e tra l'altro tra Castelfidardo, Loreto e Recanati veramente credo, no, ci siano quelle valli proprio mozzafiato, che è un modo anche attraverso il ciclismo proprio di scoprirle in maniera sicuramente anche diversa. E il fatto tra l'altro proprio che in questi luoghi poi siano passati ciclisti del calibro di Bugno, Fondres, Cipollini, Moser, tanto per citarne insomma alcuni, questo fa proprio capire anche l'importanza di questa manifestazione, che insomma non a caso insomma sono a 41 anni di storia quest'anno, quindi questo credo che sia un ulteriore valore aggiunto. Da parte mia sicuramente un ringraziamento ovviamente a Mirko per avermi segnalato questa importante manifestazione, a tutta l'organizzazione ma anche a tanti volontari che in quei due giorni saranno impegnati come sempre fanno veramente le nostre forze dell'ordine e non solo, perché ci sicuramente saranno coinvolte la protezione civile, insomma immagino le varie associazioni di volontariato, perché senza di loro sicuramente sarebbe difficile portare avanti questo importante lavoro. Quindi da parte nostra come Regione Marche c'è sicuramente ecco, un sostegno incondizionato e noi ci siamo soprattutto per lo sport. Grazie. Scusate. Devi essere presente. E quella no, sì, quella sì, ce la fa fortissimo. Per dire 10 secondi, io vedo la felicità di questi ragazzi quando arrivano. Per esempio, per una cosa che è un segno del loro, quando ricevono per premio uno strumento musicale, che è una festa di data, non manca mai. Quindi vedi sorpresi perché strumenti musicali di valore, quando vedono questa cosa, quindi questo è già un segno della caratteristica del territorio che lancia la sua immagine, no? La sua parte. Allora, se i giornalisti presenti vogliono fare qualche domanda, sono disponibili. No, facciamo l'intervista, okay. Ormai siamo. Ringrazio tutti, vi aspettiamo il 27-28 maggio. Grazie. Loreto, Recanati. Sì. Ricordo, lo diceva Bruno un attimo fa, Caterini,
che il Memorial Martolini verrà ricordato la domenica nella gara in cui sì. Purtroppo ha perso la vita quel ragazzo, direttore sportivo. E sarà la società organizzatrice l'ha voluto ricordare con un Memorial a cui verrà intitolato. Quindi grazie a tutti, grazie. E buon proseguimento. Grazie. Grazie a te, Mirko.